Radio CSDR presenta il podcast Words and More, parole e altro. Una voce fuori dal coro che parla di umanità, informazioni e cultura in modo semplice. Buon ascolto. Benvenuti nella rubrica Il Crogiuolo. Curiosità, stranezze e tanto altro ancora. Buon ascolto. Capodanno. Ma da quando lo si festeggia il 1 gennaio? Di ETI che scopo. Il 1 gennaio nel mondo occidentale, e non solo ormai, è ufficialmente l'inizio del nuovo anno. Ma da quando è così? E chi lo ha stabilito? Il 1 gennaio è sicuramente una delle feste più diffuse e condivise del pianeta. Iniziare un nuovo anno è di certo un momento simbolicamente importante e meritevole di festeggiamenti. Ma chi ha deciso che il Capodanno dovesse essere proprio il 1 gennaio? Secondo la tradizione, fu Giulio Cesare che nel 46 a.C. riformò il calendario, dando vita a quello che sarebbe stato conosciuto come calendario giuliano. Fu proprio in quell'occasione che il dittatore Cesare volle far coincidere l'inizio dell'anno con l'entrata in carica dei consoli. Infatti occorre ricordare che i consoli romani entravano in carica il 1 gennaio. L'anno però iniziava per i romani il 1 marzo. Giulio Cesare decise dunque di far coincidere l'entrata in carica dei consoli con il primo giorno dell'anno. Il nome romano del mese di gennaio deriva dal dio Giano, la divinità bifronte. Secondo alcuni studiosi, è proprio grazie al dio Giano che il 1 gennaio è stato scelto come primo giorno dell'anno. Giano, essendo bifronte, guarda sia avanti che indietro. Si rivolge dunque al passato come al futuro. Qual è il miglior modo per iniziare l'anno se non con il primo giorno del mese dedicato al dio Giano, dunque? Con la caduta dell'impero romano d'Occidente non vi fu solo l'imbarbarimento dei costumi, ne fecero le spese anche le infrastrutture, le città e le strade. I collegamenti divennero più ardui e la nascita dei comuni portò a volersi distinguere gli uni dagli altri, anche nel modo di conteggiare i giorni e dunque persino nello stabilire il primo giorno dell'anno. A Venezia si riprese l'antica usanza della Roma repubblicana, facendo iniziare l'anno il 1 marzo. A Pisa e Firenze l'anno iniziava il 25 marzo, ipotetica data del concepimento di Gesù Cristo. Nell'Impero Romano d'Oriente, e poi anche in Russia e in altri luoghi d'Europa, l'anno iniziava il 1 settembre. In Francia si usava la data della Pasqua come inizio d'anno. A tal proposito, bisogna tenere presente che la ricorrenza pasquale non cade ogni anno nello stesso giorno. Pertanto, la lunghezza degli anni francesi era molto variabile a seconda di come cadeva la Pasqua di volta in volta. Vi era poi chi faceva iniziare l'anno il 25 dicembre, ovvero nel giorno di Natale. Come si è visto, durante il Medioevo e anche successivamente, l'anno iniziava in tempi diversi a seconda dei luoghi. Questo comportava notevoli problemi man mano che i commerci si intensificavano e le varie nazioni o città interagivano sempre più frequentemente. La data spartiacque per un riordino generale in merito al Capodanno fu il 1582, con l'entrata in vigore del calendario gregoriano. Avendo riallineato il calendario umano con la posizione astronomica della Terra, si passò dal 4 al 15 ottobre proprio nel 1582. Nel contempo fu stabilito che l'anno sarebbe iniziato il 1 gennaio per tutta la cristianità, almeno per quella cattolica. Progressivamente quasi tutti i paesi si adattarono e il 1 gennaio è diventato universalmente il primo giorno dell'anno.